Abbiamo iniziato. Ciao Monica. Siamo Ciao. qui per Eleonora. Conto da 5 a 1. 5, 3, 2. Dimmi come la vedi. La vedo che è bambina, è seduta per terra che gioca da sola in casa. Adesso mi sta mostrando che ha un mattoncino di Lego giallo in mano. E vicino a lei c'è come una specie di presenza luminosa, come una sorta di amica immaginaria. Quanti anni ha in questa scena, Eleonora? 5, 4, 5. Ti dà l'autorizzazione? Sì, qui è Come? proprio paffutella. Insomma, vedo che le cola un po' il naso, no? E così sbatte gli occhi. Ok, chiediamole subito perché ci mostra questa scena. E mi fa vedere come lei, fin da bambina, è stata in grado di entrare a contatto con varie possibilità della mente e varie quindi dimensioni della realtà. Mi fa vedere questa specie di rapporto perché le dà la mano, no? Con questa, boh, questa immagine, cioè, però a me viene un po' come sotto forma di Madre Teresa di Calcutta. Sai che non ho capito chi è questa Madre Teresa. Non ho capito la scena. Come se, dunque, mi fa vedere questo, questo ambiente in generale di suore che vedo che è stato sì suo per le scuole, però non so se anche per l'asilo o comunque c'era già stata una precedente No, esperienza. no, no, no. Vabbè, ma tutto può essere simbolico. Tu la puoi vedere in età asilo e con le suore che hanno poi riguardato le scuole superiori e le scuole successive. Non è un grosso problema. Sì, come se lei avesse portato questa entità legata alle suore nella propria vita personale, accanto a sé. Ok. Come si chiama questa amica luminosa? Madre, Maria, madre, madre Maria. Madre. E cos'è? NDL? E che livello? Mi dice G7. È ancora presente? No, direi di no. No, no, assolutamente no. Quindi perché ce la mostra Eleonora? Perché comunque per lei è stato in un certo senso un contatto, cioè una prima capacità di, non so come dirti, di vedere oltre una vista legata ai sensi. Quindi le capacità, diciamo, medianiche di telepatia erano legate a madre. Lei ce li ha comunque, cioè lei ha un ampio spettro di visione,
Questo ampio spettro di visione gli permette di vedere i pensieri e le emozioni degli altri. Quando era piccola le permetteva anche di vedere proprio delle entità, che però quando era bambina non, insomma, le poteva anche riconoscere come amiche, come compagne di gioco. Va bene. Eleonora, vibrazione. 20 miliardi. Consapevolezza. Cento PS 44 vite 1001 cervello 8. Ma 8 mi stupisce un po', il resto sono ottimi numeri. Vabbè, poca PS, ma PS non è la cosa fondamentale in questo momento, lei potrebbe essere molto mentale perché deve pensare ai punti, no? Le vite sono scarse. La 1001 che significa? Che la 1 è questa? Sì. 20 è tanto, 161 è ottimo. Seconda sessione di Eleonora. Entità eteriche. Così, andiamo chirurgici. Una volpe, canide quindi, un serpente, poi no, 3DL. Entità mentali. Allora, me ne mostra tre. Una si chiama Popcorn. Direi un livello 2/3. Poi c'è Candeggina. Livello 5. Poi c'è Rivincita. 4. Vediamole. Popcorn. Cinema. Popcorn, sì, e poi mi dà l'idea proprio della trasformazione, dal chicco di mais al popcorn. Ed è quella che in un qualche modo mi illustra quello che è stato il suo viaggio alimentare. Quindi da una situazione, diciamo così, di sovrappeso a una situazione di normopeso, ma conquistato con grande difficoltà, laddove in qualche modo rimane ancora un po' lo spettro di tutte le esperienze legate al sovrappeso e in qualche modo il timore che possa riaccadere, perché in fin dei conti lei non sa come ha veramente attivato questo cambiamento, no? Quindi il timore che in qualche modo possa ritornare questo sovrappeso, non averlo controllato definitivamente. Candeggina. Allora, questa candeggina che è l'entità mentale che fa sì che lei voglia fare un reset quasi completo di sé. Ed è quella che in qualche modo le fa tenere questo livello del cervello, che poi 8 chiaramente non è basso, ma non è così alto come lei vorrebbe e come potrebbe soprattutto, perché questo desiderio forte di resettare il suo cervello in verità diventa essa stessa come un limite, perché la imbriglia. Perché è come se dovesse razionalizzare ogni passo che fa. E razionalizzando ogni passo che fa, lei di fatto ostacola questo, che poi non è un vero reset che lei deve fare, perché non c'è un reset da fare, c'è un lasciare andare. Che però lei interpreta come pulizia completa, no? Questa candeggina, questo sbiancare proprio.
quindi magari anche influenzata da quello che diciamo nelle sessioni, che ne so, tal cantante è interferito e lei non vuole passare davanti ai cartelloni del concerto di tal cantante perché sennò si interferisce, no? In qualche modo dico una sorta di paranoia, in questo modo il mentale. Allora, sì, da un lato ha preso, diciamo così, anche troppo alla lettera alcune cose e ha fatto sì che queste diventassero un po' un forte condizionamento. Quindi lei ha questa forte volontà di trasformazione, di evoluzione, però ce l'ha in modo anche un po' troppo radicale, estirpatorio, ok? Come se dovesse andare a estirpare profondamente, anche un po' quasi violento, proprio come il candeggio, no? E Tolgo sì, invece, ma con un prezzo. sì, Ombre stressate, sì. colori sbiaditi. Dicevi? E invece c'è un processo più dolce, più graduale e più animico che lei deve fare, non così mentale, perché è la mente che affatica così tanto. Rivincita. Mi fa vedere che l'entità mentale che le ha consentito proprio di passare da delle esperienze un pochino più sacrificanti, che possono essere state il sovrappeso, che possono essere state le punizioni durante l'infanzia, al voler avere appunto questa rivincita e quindi diventare, per esempio, una sorta di leader per quanto riguarda alcuni aspetti, però è come se le fosse rimasto una traccia. Non so come spiegarti, di irrisolto rispetto a questo riscatto che ha avuto. Come una sorta di tensione, di non completamente pacificato. Scusa un attimo, Eleonora, si vede sfocato, non so perché. Prova a rimetterlo fuori campo. Ah, perché hai messo la sfocatura, togli la sfocatura, non vedo così. Hai messo la sfocatura dello sfondo. No? Non lo vedo. Me lo metti davanti, io lo vedo sfocato. Riprova. Vedo sfocato. Ah, botte da padre. Mi sono distratto moltissimo, non ho capito, scusami, rivincita, non ho capito. Lei ha avuto una serie di esperienze negative, ha aggiunto questa, no? Della violenza, ok? Violenza, sovrappeso, punizioni varie. E quindi è rimasta in lei la volontà di riscattarsi da tutto questo. E in gran parte ce l'ha fatta, ma è come se fosse rimasto una sorta di livore, di risentimento, di non risolto, di non pacificato, ok? Rispetto a queste esperienze qua. Bene. Monica, dove sono le canne? Allora, nel suo caso, io non la vedo come, allora, benché lei possa essere sicuramente legata a un'entità mentale collettiva, di utilizzo di cannabis, però è come se fossero più legata a delle questioni, emotive, molto legata a questa di rivincita. In parte legata anche a candeggina, perché è come se l'utilizzo appunto di cannabis servisse proprio anche a questo reset che lei vuole. Infatti lei utilizza la cannabis per entrare dentro di sé. Ok? Questo entrare dentro di sé che per lei funge sia da scanner, ok? Quindi una sorta di auto-osservazione. Dei suoi pensieri, si ha anche proprio la possibilità, dopo essersi auto-osservata, di andare appunto a candeggiare, no? Andare a sbiancare, andare a modificare radicalmente.
E la cannabis è come se fosse un ausilio, un aiuto, per questa entità mentale qui. 5 e 4. C'è comunque un'entità mentale collettiva cannabis. Certo, sì. Però Ok. è proprio particolare nel suo caso come lei utilizza questa cannabis. Non è Sì. Fammi tanto di uso comune questo. con le mani, quanti giorni fa è stata l'ultima? Più o meno. Ieri. Ieri. Ok. Se quella non l'avesse fumata, oggi starebbe a 20 miliardi. Nel suo caso specifico influisce, ma magari non in maniera così forte come per altri, perché mi dice che sarebbe stata 25 miliardi. Va bene. Se da 10 mesi, dall'inizio dell'anno, non avesse fumato neanche una canna, sarebbe oggi a 20 miliardi, stesse condizioni. Ok. 35. Se non ne avesse mai fumata, stesse condizioni, neanche una. Quaranta, 45. Ok, c'è una differenza, non è gigantesca, però da No, ieri a oggi nel sono suo caso no. 5, eh? Da ieri a oggi c'è un quarto di vibrazione in più. Perché nel suo caso Non è semplice dirlo perché non vorrei che fosse malinterpretato. Diciamo che ha generato per certi aspetti anche gli aspetti positivi della cannabis, cioè, allora, come avevamo visto in sessioni precedenti, la cannabis non è tanto buona se fumata, a volte invece ha dei benefici presa sotto altre forme, sotto infusi, no? Ed è come se lei invece, pur fumandola, fosse riuscita a ridurne gli effetti negativi e a prenderne alcuni positivi, più relativi alla sedazione, alla tranquillità, perché a volte lei è in uno stato anche di agitazione, di confusione, di appannamento, e la cannabis un po' in questo l'aiuta. E proprio in questo aiutarla nel tranquillizzarsi, nel calmarsi, allora lei ha la sensazione di entrare maggiormente dentro di sé, quindi di escludere tutto il frastuono esteriore e di potersi concentrare sulla propria interiorità. Causa esoterica dei due ascessi dentali mai avuti, arrivati dopo la sessione prenotata. Ma io fin dall'inizio gli avevo visto un impianto qua in bocca. Però cerchiamo di capire l'impianto. Allora, cioè, tipo, come se questo impianto fosse stato più o meno collocato in lei all'inizio della pandemia, per in qualche modo come ad ostacolarla nella verbalizzazione di alcune cose. Ok? Le vedo sia appunto un impianto mentale che è una visiera, cioè tipo un cappello con la visiera, che quello c'è stato cioè, da molti anni che c'è. E vedo che in alcuni anni era proprio molto molto stretto. Non il laccio, come si può dire, la cinghia che c'è dietro la testa, no, della visiera, era molto molto stretto, molto comprimente. E invece poi mano a mano si è allentato. Come ti dicevo, invece questo della bocca era proprio come messo in quel periodo in cui lei voleva parlare, voleva far capire qual era il suo punto di vista, voleva diffondere, no, una voce diversa, perché lei fin da subito è stata così, no? Quindi era molto controcorrente, era molto contestata. Quindi l'impianto alla bocca in quel caso serviva così. Okay? In qualche modo per ridurne la sua efficacia espositiva. E adesso si è, diciamo così, più materializzato in un ascesso per darle questa seccatura, per darle questa noia. Però
che, come anche lei ha notato, ha detto: scusatemi se magari non riesco proprio a parlare bene, che poi non è così, non riesco proprio a parlare bene, ma ho questo fastidio alla bocca. Quindi comunque l'obiettivo sarebbe quello, ok? Di non farla esprimere fino in fondo. Diamogli tutti gli impianti. Io vedo anche petto, petto, seno. A organi genitali mi viene come un triangolo che va dalle anche fino appunto alla vagina. E dunque a sinistra un ginocchio, il piede. E basta. Perché tutti questi impianti e queste entità sono tornate? Sono state tirate dentro delle entità mentali che non sono state viste in passato? Le entità mentali appunto non erano state minimamente viste. Poi, allora, nella sua spasmodica ricerca di informazioni e di diffusione di informazioni, vedo che ha contattato diverse persone, diversi gruppi, ecco. Ha attinto, diciamo così, da varie fonti, da vari luoghi, anche semplicemente via online, diciamo così. E da un certo punto di vista è un po' come se si fosse andata, tra virgolette, a cacciare nei guai, ma ci sta tutto, perché lei ovviamente ha giocato abbastanza con il fuoco nel momento in cui si è esposta così tanto. Ed è un'esposizione che ha fatto sì che le entità la volessero bloccare. Perché lei ovviamente è una persona molto forte, molto intraprendente. Lei non ci sta all'ingiustizia. Lei ne ha subite di ingiustizie, fra l'altro, da sempre. E non ci sta. Nonostante tutto, lei non ci sta. Lei il ruolo della vittima non lo vuole proprio fare. Non si vuole far mettere i piedi in testa da nessuno. Va bene, emicrania del suicidio. Questa visiera, questo cappellino a visiera anni fa era veramente strettissimo, all'inverosimile, come se quasi mi fa vedere la parte superiore della testa quasi schizzasse fuori, no? Per quanto era stretto e comprimente questa visiera. E Come d'altronde. mettere una visiera al centro di una clessidra. Sì, ecco, ottima immagine. Sì. D'altronde questo era un modo. Mi dà anche, vedi, mi ricollega un po' all'idea della rivincita, come se poi emergessero dei ricordi che lei, cioè, delle immagini che lei non riusciva bene a rielaborare, no? Ad accettare, ok? Ad aver ripulito veramente dentro di sé, averle neutralizzate. Ed è come se le martellassero la testa queste cose. Causa esoterica del sovrappeso e del cibo nel passato. Non so, mi dà come un disamore percepito intorno a sé, verso di sé. E infatti è riuscita a perdere il peso quando invece piano piano lei stessa è riuscita a dare amore a se stessa. La vedo molto legato alla mancanza d'amore. All'epoca. E, sì, ed è come appunto se lei si fosse. Perché qua lei adesso mi vuole dire questo nome qua del progetto, me lo chiama vilipendio, no? Che è proprio una dimostrazione di disprezzo, di disistima, no? Mi dà questa cosa qui. Sì, Questo è il progetto. come se lei abbia vissuto questo Va bene, nell'intimo suo. scaldiamo un po' la situazione. È come se le avessero sentite fino ad adesso queste cose, apriamo le porte del cinema. Prima di tutto il compagno. Viene?
Allora, è strano, perché io non so se nella realtà sia così. Lui mi arriva tipo a forma di ciambella, cioè con questo corpo che si allarga, no? Al centro, nella zona addominale. Ah, ok, come se avesse un buco che lo attraversa. Sì, e me lo presenta proprio. Cioè, non riesco a capire se il sovrappeso è suo. Allora, aspetta un attimo. Un'immagine simbolica. Scusa, Eleonora, è sovrappeso? No. È anzi molto Perché magro, come molto magro. se, ecco, perché è come se lui si agganciasse, e questa è la cosa particolare, come se lui si agganciasse alla lei che era sovrappeso. Cioè, è veramente una cosa particolare, nel senso che lei ha perso peso già da diversi anni e quindi di fatto quando loro si sono messi insieme più o meno anche lei era in un buon peso forma. Però è come se lui avesse agganciato Eleonora che ancora era quella Eleonora di sovrappeso. Non so se mi sono spiegata. Perché? Non capisco perché. Lei fa sì, però non capisco perché lui si aggancia a lei che era in sovrappeso, Vedi se che la cosa neanche la bizzarra è conosceva che, lo so, in sovrappeso. la cosa bizzarra è che entrambi adesso sono magri, ok? Lui mi si presenta invece in notevole sovrappeso e oggettivamente non lo è. E lui mi si presenta così per farmi capire che, non so, l'innesco della loro relazione è nato nel momento in cui, sì, lei poteva già essere snella, ma non lo era nella testa. Cioè, lei in quel momento era ancora quell'Eleonora lì, ok? Dopo tanti tanti anni di sovrappeso. Cioè, non è che lei dimagrendo istantaneamente si è rinnovata, no? Anche interiormente. È come se mi facesse capire questa roba qui. Lo so che è un po' complicata da spiegare, ma penso che Eleonora più o meno l'abbia capita. Che la loro relazione ha avuto questa consistenza per come lei era prima. Quando poi lei, sempre di più nel tempo, si è resettata con il suo fuori, ok? Quindi il suo dentro, mano a mano, è andato a sintonizzarsi con il suo fuori, la loro relazione è andata scricchiolando. È la fiamma, l'anima gemella di livello X, Sì, per questo sì. Per questo sì, che perché comunque livello? c'è un'intesa, ma soprattutto c'è uno sforzo, io vedo un impegno, no? Livello 3, secondo me. Ok, chiamiamo la sbandata nel cinema. Ti tocca. Allora. Viene. Sì. Possiamo essere sinceri, Eleonora? Perché sai che cosa mi viene fuori? Una roba strana, come se ci fosse una croce legata ai sensi di colpa. Ok, quello che si è attivato in lei era il senso di, cioè lei comunque, pur essendo stata abbastanza ribelle, no, nei confronti dell'ambito religioso, suore, eccetera, però è come se fossero riuscite a installare in lei questa cosa del senso di colpa. Ma penso anche a livello di famiglia, no? C'era un senso di colpa, ok? Fai determinate cose per te stessa e scatta il senso di colpa, ok? Ed è come se lui mi si fosse proposto come l'attivatore dei suoi sensi di colpa. Però al netto di questo, del fatto che in lei si sono scatenati questi sensi di colpa, infatti poi lei è stata meglio quando ha interrotto la conoscenza, che era solo virtuale, ma comunque che ha interrotto, no?
Non riesco onestamente in effetti a visualizzare chiaramente lui, come se questa fosse una cosa più pertinente a lei. È più un messaggio per lei. Allora, per Qual è il me, messaggio? allora, la persona di, in sé per sé no, non ce la vedo chiave, ok? Non ce la vedo come una riproposta nella sua vita, ok? Un Come se deve, protagonista, un no, che deve personaggio. entrare nella vita, no, secondo me no. Non è neanche un Però, personaggio, ma è un messaggio che lei si dà perché? Sì. vivere veramente i propri sentimenti, al di là dei sensi di colpa. E per riconoscere che davvero c'è qualcosa di superato in questo rapporto, eccomelo da questo, come superato. Dell'attuale. Sì. Chiamiamo i due amici di Eleonora, che hanno anche entrambi fatto una sessione molto divertenti, le sessioni molto belle, ed il fratello. Allora, vedo molto la lei, vedo proprio che sta già applaudendo, molto emozionata. Il fratello mi viene molto rilassato, perché è come se non ci fossero segreti fra loro due. Quindi, di fatto, quello che sta vedendo non crea minimo scompiglio in lui. Perché la sintonia e l'unione è talmente forte che lui, cioè non ci sono sorprese, ok? E lui Loro la due sono fiamma l'uno per l'altro. No, secondo è un'anima gemella me no. No, affine. ma lei ha molto questa credenza che lui sia la fiamma e che in quanto la fiamma e il fratello non Non ce l'ha. abbia fatica, sì, esatto. Non ce l'ha come sentimentale, parte componente sentimentale. Perché sono. Apriamo una parentesi. Chiediamo a lui di mostrarci se c'è una vita in cui loro due sono così legati. Sono legati, cioè c'è una causa esoterica nelle vite precedenti che spiega questo grande legame e simbiosi tra due fratelli. Non siete gemelli, no? Beh, in questa vita mi fa vedere come si sono molto dati manforte l'uno con l'altro perché ce n'era proprio bisogno di aiutarsi l'uno con l'altro. Ma riguardo a vite precedenti, mi fa vedere diversi rapporti familiari, cioè loro sono già stati diverse volte proprio parenti. E vedo che è come se, essendo stati parenti diverse volte in questa vita, hanno fatto una sorta di sommatoria di questa parentela, ok? Ed è come se si fossero sommate le volte in cui erano madre e figlio, cugini, fratello e sorella, eccetera, eccetera. Nella sommatoria, in questa vita, si sentono proprio maggiormente uniti, ok? È come se questa memoria di parentela, fosse tuttora viva. E li fa sentire quindi proprio una cosa sola, nell'aver sperimentato quasi tutti i gradi di parentela. Ok. Chi è più contento nel cinema tra fratello, compagno, i due amici e basta perché la sbandata non è venuta, mi sembra di capire. No. Cioè è venuta più, non so come spiegarti, non la persona. Ma che cosa la persona rappresenta, ma non la persona in sé per sé. Allora, la cosa strana appunto è che vedo questo suo compagno che diventa sempre più grosso, ok? Che adesso quindi sta occupando due posti ed è bizzarro, no? Perché questa è ovvio che è una visione eterica. Ma perché è però bucato al centro? Perché è una ciambella? Non è soltanto un uomo grosso, No, obeso. però aspetta, io ciambella intendevo solo come Ah, se hai dici attorno rovita. una ciambella, un Girovita? salvagente, sai, sì, così. Ah, ok, pensavo che fosse un buco, Ah, tipo la no. morte ti fa bella, a un certo punto c'è un Ah, buco, ok. un gol di gonna. Vedevo troppi film, adesso non c'è più niente, non c'è più niente. Causa esoterica della ce cervicalgia invalidante.
Secondo me più o meno quello che abbiamo visto prima, questo impianto mentale molto stretto a visiera e questa volontà da parte dell'entità di crearle un tale mal di testa che lei appunto quasi non era in grado di pensare lucidamente, non era in grado di produrre delle idee, delle iniziative per limitarla il più possibile. E in parte vedi che ci sono ancora riusciti perché comunque il suo livello del cervello adesso è 8. Ma lei mi dà, per esempio, che in questo momento potrebbe essere già 10 e mezzo. Problemi ai capelli, ogni tanto ne perde parecchi. Non so, questo me lo dà più legato a allora, se lei fa pace, diciamo così, con tutta una serie di questioni del suo passato, lei smette di perdere i capelli, perché è come se fosse proprio un senso di profondo dispiacere, questa perdita dei capelli. Denti parodontite. Allora, mi fa vedere, no, queste gengive che salgono, ok, andare a stringersi. Quindi quasi, no? A voler far ballare i denti, che i denti non hanno più una stabilità. Così questa sensazione, no? Di questa, mi fa vedere come la sua dimensione familiare è il fratello, no? Come se fosse un po' quasi l'esclusivo appiglio, non so. Come proprio a indicarmi questa instabilità un po' qui, a livello familiare, a livello relazionale. Familiare. Sì. Infatti non sapevo niente dei genitori, ma immagino che se il padre la picchiava non ci fossero dei ottimi rapporti. Vabbè. Va bene, portale aureo. Nonna paterna. Tutti i parenti di tutte le generazioni di Eleonora. Tutti quelli di tutte le generazioni delle persone presenti nel cinema. E tutte le suore delle sue scuole che non esistono più, che sono passate a miglior vita, sono chiamati a entrare nel portale aureo. Tranne la nonna paterna che prima ci deve dire alcune cose. Qui separiamo parenti di tutte le generazioni di Eleonora. Qua ce ne sono parecchi, perché secondo me lei ha proprio questa attitudine molto da bambina, in questa sua apertura, diciamo così, a 360 gradi, anche di avere a che fare con i disincarnati in una qualche misura. Poi vedo che l'ha persa nel corso del tempo, però prima lei era anche senza paura, diciamo così, no, nei confronti dei disincarnati. Poi mano a mano crescendo è diventato meno puro, diciamo così, questa sua capacità, no? Di contattare i disincarnati. Però è come se in virtù di questa cosa che aveva nell'infanzia molti sono stati attratti adesso dal portale aureo. Quanti sono? 511. Ok, quelli degli amici, quanti sono? Della sua stretta cerchia, diciamo. Beh, però ce n'è. 102. E le suore? Che la mettevano in punizione, quelle che non ci sono più. Ce n'è. Due, io ne vedo. Non so Vogliono perché, entrare? solo due. Ah, sono stupito. Due sole, infatti, sono. Due soltanto. Quindi rinnegano il loro Dio. Sono successe Rinnegano. delle cose nella loro vita, poi, nel Sì? corso del tempo, sì. Rimaste incinte?
No, 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 no. Delusioni rispetto all'ambiente in cui lavoravano e vedo delle problematiche tra la loro famiglia e le istituzioni e le hanno fatto fare delle considerazioni molto profonde, ma solo a due di queste suore e basta. Va bene, via tutti e la nonna paterna, chiamiamola. Mi viene un po' mortificata, con in mano un grappolo d'uva. Suo papà era un bevitore? Suo papà, cioè papà di chi? Eleonora. Sì, tuo papà Eleonora beveva? No. Viene fuori con questo grappolo d'uva, non riesco a capire se gliela vuole offrire come segno, diciamo così, di quasi conciliazione, come quasi chiedere scusa. A Lei, Eleonora, perché? Chiediamoglielo. sì, lei come se si scusasse per il figlio, capito? C'ha questo grappolo d'uva e vedo che le offre come un acino. Vabbè, l'uva è molto dolce. Sì. Era una leccornia all'epoca, non quella della nonna, però simbolicamente ci sono quadri dove nobile e nobile fanciullo, no? Tiene in mano il raspo d'uva e se ne nutre perché era così. Foto che avevano, Sì, sì, più o forse meno come se tutti, ci però. fossero state delle difficoltà, diciamo così, anche proprio familiari, non so se a livello economico, per cui l'uva rappresentava un momento, diciamo così, anche di speciale, Abbondanza. no? Un po' di, sì, esatto, di abbondanza. Come se volesse in qualche modo, ecco, giustificare il figlio, Va bene. legandolo a quelle difficoltà. Messaggio. Forse non ho fatto del mio meglio nel crescere quest'uomo e mi dispiace che tu ne abbia pagato le spese. Devo alzare la testa, mi dice. Impormi di più. Sono contenta che tu lo stia facendo. Ti posso abbracciare? Se, la sento proprio come se si sentisse lei responsabile in colpa, no? E quindi va con timidezza verso Eleonora. Non Vic, riesce a prendere un'iniziativa. Vibrazione, informazione e consapevolezza, vediamo cosa fa. Vedo che lascia per terra questo grappolo d'uva. E l'abbraccia sinceramente. Vedo che le sistema i capelli, le utilizza le proprie mani come se fossero un pettine, no? Che gliele pettina. Dalla radice dei capelli per tutta la lunghezza. E adesso cosa le dice? Le dice ti voglio bene ed è come se glielo dicesse, non so, per tutte le volte che non se l'è sentito dire. Ti voglio bene che si spalma nel corso del tempo. È una scena toccante, ti vedo commossa. È come se vedessi, cioè, il corpo di Eleonora che piano piano si ricompone, nel senso che prima la vedevo un po' frammentata interiormente, no? Ed è come se i tasselli, sei come se fossero delle zolle sull'acqua, no? E mano a mano queste zolle si avvicinano fra di loro e lei diventa mano a mano più unita, più integra. Eleonora. Salutiamo la nonna.
l'ultima ad entrare nel portale Auro che si chiude dietro di lei. L'uva te la lascio, dice. Anzi, gliene lascia due grappoli, uno rosa, sai no? Uva rosé, e uno giallo. E vediamo se esiste la fiamma di Eleonora. Non l'ho chiesto mai, che cercala anche nelle sue vite precedenti. Mi fa vedere questa lunga trave, ok? Come se, allora, dalla sua città, no? Mi fa vedere questa lunga trave che va un po' a inclinarsi in basso. Quindi, se dobbiamo andare a congiungere la sua città con la parte opposta, un po' più in basso, dove arriviamo? Vuol Arriviamo dire giù la tua città? verso la sua città. Posso dire la tua città, Eleonora? Sì. È di Roma. Congiungi, vai un po' leggermente inclinata più in basso, mi dice, Sulla sulla costa costa, adriatica? sì, esatto, Abruzzo. Sì. Abruzzo, sì. Pescara, L'Aquila. Potremmo già essere in Umbria. Non lo so, adesso. Vabbè, comunque non siamo così specifici. Esiste. Sì, però al momento vedi che la colloca così, in maniera abbastanza indefinita, perché è come se lei dovesse prima sistemare delle cose. Quando poi lei sistema delle cose, questa fiamma ha la possibilità di palesarsi più chiaramente e anche spostata. È grezza, quindi. Sì. Perché mi fa vedere in realtà un piccolo brulicare, ne vedo tre. Però appunto è un brulicare un po' pallido. Facciamo il gioco. Tanto possiamo. Siamo in una zona di giochi, questo è in eterico. Come prima ti ho chiesto se non avessi mai fumato canne, se non avessi fumato da un mese, da 6 mesi, da 10 mesi, se Eleonora stesse con la sua fiamma da un anno. Quale sarebbe la sua percentuale di cervello e quali sarebbero le sue capacità medianiche e la sua vibrazione? Tra l'altro lui me lo dà come se fosse un po' circense, ecco. Quindi già sai, no? Con un po' di attitudine artistica e quindi già un'apertura mentale diversa, uno stile di vita diverso, non conformato, cose del genere, no? Quindi mi dice tipo che il suo cervello sarebbe 12. La vedo allora che questa che è la sua attualmente più una fortissima empatia. In passato è stata telepatia, attualmente più una forte empatia. Potrebbe di nuovo tornare telepatia e con la fiamma sarebbe effettivamente ancora più pronunciata questa telepatia. E vedo loro fare dei numeri insieme. Un po' strani, nel senso che è come se lei partecipasse di più a livello di questa capacità telepatica. Ed è come se lui, è un po' difficile da spiegare, traducesse con dei numeri, numeri circensi, queste sue trasmissioni telepatiche. Ma è lo stesso? È lo stesso di. Cioè, questa è la visione se lei stesse con la fiamma. È la stessa fiamma lì in Abruzzo? È che può anche essere un'altra. No, La non è la fiamma, stessa. infatti, si crea e si modifica a seconda della nostra creazione, Un che è po' più su, verso attrazione e la creazione. Romagna, io vedo. Ricordatevi che non è la legge dell'attrazione, è la legge della creazione.
Guarda cosa mi è uscito. Va bene. La vita precedente più importante in tutta questa visione e analisi. Ma mi fa vedere come una sorta di circolo di donne, ed erano delle donne che stavano sperimentando le loro capacità medianiche. Ed è come se però nessuna di queste donne volesse rimanere legata ad una capacità medianica fissa. Questa era proprio la caratteristica bella di questo gruppo. Quindi nessuna si fissava sul fatto che era esclusivamente telecinesi, telepatia, eccetera. Ed è come se riuscissero l'una con l'altra ad insegnarsi queste capacità, perché avevano compreso che c'era una forte unione, una forte connessione fra di loro, ed erano in grado l'una con l'altra di trasmettere le proprie capacità. In questo modo, trasmettendosele a vicenda, venivano ulteriormente potenziate. Chi era questa persona? Tra C'è in l'altro, questa vita? lei mi fa vedere che più che altro lei era tipo una guaritrice. L'ha incontrata in questa vita? È presente in questa vita la... Eleonora era una guaritrice. l'altra persona? Erano più donne, Ah, no? più Non è donne. che c'è. Sì, C'è più donne. qualcuno di questa vita nell'attuale? Quella vita nell'attuale? Che è questa sua amica qua, che è presente nel cinema. Un'amica, va bene. Allora, lei ha chiesto di sviluppare le capacità medianiche. Lei sa di avere la telepatia, l'ha sviluppata soprattutto in età infantile. Comunicava in fila con le sue compagne quando era irreggimentata dalle suore, dalle pinguine. Di fatto vuole la fiamma. No. Eleonora. Sbaglio, Vuole la fiamma e vuole vivere l'esperienza nel qui e ora. La fiamma. Il maggior modo per vivere nel qui e ora è l'esperienza assoluta, che è quella. Possiamo metterle insieme queste tre cose? Io dico di sì. Sì, certo che le possiamo mettere insieme. Tra l'altro, però, comunque la sua empatia, telepatia, me la dà come molto legata al ripescare questa capacità di cura, di autocura e cura. Perché la connessione telepatica che lei, crea con gli altri è in realtà finalizzata a una guarigione per se stessa e per l'altro. Come se lei riuscisse a combinare queste due capacità, guarigione e telepatia. Però il punto qual è? Che lei in questo momento non riesce a vivere pienamente se stessa in una situazione che non glielo permette. Ok? Con questo attuale compagno, lei non ha la piena possibilità, ok, di realizzarsi. Sicuramente non nel discorso fiamma. Ecco. Anche perché comunque lei ce l'ha questa attitudine ai sensi di colpa, no? Per cui di fatto si va a bloccare da so cioè, finché ha questa relazione, per lei è molto difficile riuscire davvero a creare la fiamma. Perché lei è una persona molto retta, corretta. Sì, non potrebbe fare le cose insieme, insomma, ma questo in generale nessuno. È anche un po' difficile che si crei la fiamma da grezza definita se uno
ha già il piede in un altro scarpo, no? Come ovvio che sia, come logico che sia. Va bene, andiamo a togliere tutto nel cluster. Leonora che ci segue da tempo dovrebbe sapere da sola cosa fare, anche in eterico. È andata a raccogliere queste caramelle, però non sono poi tantissime, perché vedo che le stanno in due mani. Quindi i contratti sono così, sono caramelle. Vedo che chiude le mani e butta le caramelle dentro il portale definitivo. Vedo che l'ad eternum lo fa crescere come se fosse dai suoi bulbi capelliferi. Alla radice dei suoi capelli si crea questo ad eternum giallo proprio, giallo intenso, giallo bello carico. Avatar. Scusa, i contratti come li vedevi? Caramelle. Avatar. L'avatar me lo collega un po' al cibo, perché vedo un piatto, vedo ciuffi di insalata. Ma l'avatar, per esempio, adesso non c'è già più. Erano rimasti solo questi residui così, diciamo, di cibo. Ma l'avatar non è più presente, la sedia è vuota, il computer è spento. È rimasto solo questo smangiucchiamento. Dei residui di cibo, Sì. perché la tuga, hai detto? Sì, perché, come abbiamo detto, come se lei avesse bisogno di stabilire un filone di continuità tra il suo passato e il suo presente, hai capito, più fluido, più non so come spiegarti, senza avere timore di tornare indietro, senza avere timori di quello che è stato il passato, senza aver paura che si riproponga. E invece l'avatar è come se lo utilizzasse, capito, come un po' un'arma, una sorta di ricatto, ogni tanto, no? Farle comparire così questa ombra di sospetto che chi lo sa, no? Come li hai persi, li puoi riprendere, no? Ti tengo un po' appesa a un filo così. Sì. Ad eternum anche qua. Come lo crea? Voglio sapere come è creatrice Eleonora. Lei ha diverse tecniche, perché nel primo caso l'ha proprio creato dalla sua testa, e quello è importante, perché la sua testa è quasi surriscaldata, no? Da questo continuo pensare, trovare strategie, cercare un modo per creare questo reset, per lavare via tutto, per riprogrammare, ok? Quindi è molto importante il fatto che dalla sua testa e dai suoi bulbi, dei capelli, nasca appunto l'ad eternum. Questo è molto importante perché le crea proprio una leggerezza mentale. Il poter vedere che dalla sua testa non solo ci sono i pensieri, ma c'è proprio questa fortissima energia pura, molto animica. Quindi no entità mentali, No entità mentali, no no menta. attaccamento al passato, no, no blocchi, ecco. Ma pura energia, creatività, potenzialità. Bene, se ne metta altri 5, uno nel corpo emozionale. Suggerisco dove c'erano i sensi di colpa. Allora, vedo che per il corpo emozionale li mette in due luoghi, perché se lo mette tra la bocca e la gola, e quello è un unico ad eternum, e poi va giù in una zona che può andare dal stomaco intestino fino ai genitali.
fisico. Mi parla, come se volessi andare a regolamentare definitivamente un equilibrio più profondo fisico, ok? Quindi a livello ormonale. Quindi è come se lei mi scegliesse la tiroide sapendo che ha un ruolo fondamentale, ok? Nei processi metabolici del corpo. Mentale. E questo di nuovo rinnova proprio il piazzarlo. Qua però vedo sul retro della testa, lo piazza. Dove c'era l'allaccio del casco, Sì, la visiera. della visiera. Eterico. Vedo proprio che è tutto intorno al suo corpo e mano a mano si diffonde. Da che era a pochi centimetri del corpo. Si diffonde per all'incirca 3 metri. Subliminale. Ok. Li ha messi tutti e Sì, cinque? tutti e cinque. Volpe, rettile e DL ci sono ancora? Popcorn, No, non più. candeggina e rivincita? Impianti? Li ha rimossi. Tolti. Vilipendio? Progetto? Dissolto. Nuova frequenza. 240 miliardi. Nuova consapevolezza. 228%. PS. 64 adesso. Vite. Settecentoquattro. Cervello. Dieci punto quattro. Mazza che incremento. Cosa può fare con questo valore? Riuscire maggiormente a comprendere, e non parlo di una comprensione mentale, ma di una comprensione profonda, del senso di connessione che si stabilisce fra lei e le persone. È come se riuscisse ad andare al di là. Quindi, sì, è vero, lei riesce ad anticipare di qualche secondo le parole che dirà l'altra persona, piuttosto che le emozioni che esprimerà, ok? Ma riuscirà ad andare più in profondità e a comprendere il senso del perché si sta instaurando questo tipo di connessione. Ok, Qual è la finalità di questa connessione? Riuscirà a comprenderlo. se tra X giorni si rifacesse una sigaretta con la cannabis dentro, dopo quanto starebbe la sua vibrazione che adesso è a 2,40? Allora, lei adesso mi dice abbastanza poco interessata, anzi quasi un senso di nausea all'idea di potersela fumare. Non so, non riesco a vedere questa ipotesi. Non se la fuma. Io vedo che lei ha questo senso di repulsione adesso. Bene, però i mondi possibili sono infiniti, quindi c'è comunque una linea temporale dove lei si rimette a. C'è. Sì, e c'è proprio un precipitare dei valori complessivi, Di quanto? però di tanto, perché è come se tradisse se stessa. Mentre prima il suo assetto mentale era di un altro tipo, e per cui non c'era questo tipo di tradimento se lo faceva, se lo facesse adesso invece sì. Dammi un valore da Mi parla 2,40. di un decreto. Mi parla di un decremento che non è uguale per tutti i valori, però che va dal 30 al 50% sotto. C'è una faccia adesso, Eleonora, come dire, devo proprio.
Devo proprio mandare tutto, devo buttare tutto. Cioè, in realtà questo è il caso di Eleonora, non vale per tutti, in realtà vale anche per tutti, però ci vuole molto. La domanda è sempre, ne abbiamo bisogno? No. Eleonora ne ha bisogno? Quindi le è Ma stata messa no, sotto il non ne ha bisogno. naso con il fine di... Che poi sia il male supremo, no, nessuno l'ha mai detto. Ha delle... Se ne sono accorti anche, diciamo, se ne è accorta anche la legge, no? Che ha dei fini benefici, curativi, lenitivi, di dolori. Però se non ci sono questi fini da pascere in qualche modo, non ha nessun senso ed è vibrazionalmente una boomerang. Nel vero senso della parola, vero senso della parola. Messaggio finale di Eleonora a se stessa. Non so, mi mostra un narciso che di fatto è un fiore che contiene all'interno un altro fiore. È come se lei mi rappresentasse che lei era proprio così. Come se dentro se stessa c'è un'altra se stessa che sta sbocciando. E quella se stessa che sta sbocciando, più il fiore esterno, creano loro due uniti un unico fiore. Quindi lei in parte era già sbocciata, ma c'è ancora un qualcosa di ancora più interiore e più profondo che va ad accrescere quello che già era sbocciato. È un Questo forte incremento. è il suo messaggio. Sì. I due amici cosa fanno? Allora, io vedo tantissimo appunto l'amica, adesso riesco a vedere anche l'amico, e vedono che vogliono proprio andarle incontro, ok? Per festeggiare tutti quanti insieme. Cosa fa il compagno? Allora, vedo che adesso si è un po' sgonfiato rispetto a prima. Qualcosa tipo dobbiamo parlare. Come vedi il suo lavoro, le prospettive di lavoro? Da, allora, mi fa vedere come se lei desse una giravolta, ok? Come se lei avesse la possibilità adesso, attraverso questa sessione, attraverso questa nuova consapevolezza, di imprimere un movimento diverso al lavoro. Termini. Un'idea e anche un maggior. Non so come dire, destrezza, mi dice, come se le venisse fuori una maggiore finezza, ok? Tu stai lavorando adesso, Eleonora. Così, così. Questo ribaltamento, questo capovolgimento. Le viene un'idea ed è come se lei riuscisse a affinare maggiormente le sue capacità nel suo settore, a comprendere laddove deve intervenire. Va bene, e questa è un'altra storia. Per il momento è pulita, sì. È pulita. Abbiamo eliminato tutte le entità mentali che si sono riportate dentro le entità eteriche, un nuovo progetto e sa come muoversi in termini di vita nel qui e ora, vissuta al massimo livello. Ultima immagine, come la vedi? Non so, adesso mi si è fatta, ha fatto una treccia. Ha fatto una treccia, sta sorridendo. Vedo che si rimbocca le maniche, ok? Si tira su le maniche
e dice: adesso io ho un po' di cose da fare qua. Disconnettiti da tutto e tutti.